Riprendiamo il nostro discorso sulla educazione posturale attraverso il Nordic Walking. Che cos'è il Nordic Walking? Nordic Walking è una disciplina che attraverso la camminata naturale amplifica tutti i nostri movimenti quotidiani e lo può fare attraverso l'uso di questi bastoncini, che non sono naturalmente bastoncini da trekking, come voi sapete, ecco, ma hanno una caratteristica, una struttura particolare. Quando parliamo di Nordic Walking, cerchiamo sempre di attivarci in alcuni punti importanti e sono l'addome, ma anche il cingolo scapolo-omerale. L'addome che dà appunto il via poi alla nostra gamba durante il passo, ma anche il cingolo scapolo-omerale. La prima cosa che possiamo fare oggi è proprio l'oscillazione delle braccia per mantenere questa articolazione della spalla bene lubrificata, attiva, in modo da sciogliere le tensioni che possiamo accumulare durante il giorno. L'oscillazione deve riprendere il movimento del pendolo, quindi movimento avanti, indietro, in ugual misura, senza andare a esagerare con movimenti in alto esagerati del braccio. Quindi movimento regolare, coordinato con un molleggio sulle nostre ginocchia, e questo lo posso fare anche più volte al giorno, anche senza avere dei bastoncini in mano. Nordic Walking aiuta a migliorare la nostra qualità della vita, anche se non usiamo i bastoncini. Oltre alla mobilità, dobbiamo cercare anche di dare sostegno al nostro cingolo scapolo-omerale, oltre che all'addome, come abbiamo visto l'altro giorno. Quindi portando i bastoncini dietro il bacino, con il palmo delle mani rivolto bene in avanti, chiudo le scapole, scendo giù bene con le spalle e sollevo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e lascio. In questo movimento sto sempre bene con il petto aperto, le scapole invece bene ravvicinate e chiuse tra di loro. A questo posso associare anche un movimento di flessione della gamba, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Detto questo, andiamo adesso a mobilizzare le articolazioni dell'anca. L'altro giorno abbiamo lavorato un pochino sul piede, oggi, sempre con le spalle bene rilassate, fletto la gamba avanti e lascio che vada indietro senza forzare. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cambio gamba. Fletto e su. 3, 4. Vedete che i bastoncini sono posizionati lateralmente ai piedi, non davanti. 8, 9 e 10. Fatto questo, sempre con i bastoncini di lato rispetto ai piedi, oscillo anche in dentro e in fuori, sempre senza forzare. 3, 4, 5, per comodità mi fermo al 6 e cambio gamba. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Naturalmente voi potete arrivare tranquillamente a 10 e anche questo ripeterlo più volte al giorno. In un periodo di sedentarietà, quando si cambia posizione, si sta molto seduti adesso, e quindi cerchiamo di cambiare posizione e durante la nostra giornata cercare di aumentare, ecco, la mobilità delle nostre articolazioni. Fatto questo, avendo fatto degli esercizi di stabilizzazione per cingolo scapolo-omerale e il bacino, verifico se la mia postura è abbastanza stabile, stabilizzata, e se riesco a mantenere una posizione di equilibrio, quindi sollevo una gamba, sollevo le mie braccia e mantengo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e scendo.
l'altra gamba, stabilizzo bene il gluteo della gamba portante, contratto, mi allungo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, scendo e oscillo. Non bisogna dire che non avete equilibrio, che non ce la fate perché vi trema la caviglia, eccetera. L'importante è porsi degli obiettivi, cominciare piano piano, gradualmente, magari sollevando anche meno la gamba, contraendo meno il gluteo, e poi la possiamo sollevare di più e mantenere tempi più lunghi. Solo l'esercizio può aiutare a migliorare. Per lavorare e dare maggior rinforzo alle nostre scapole, ai nostri dorsali, ripetiamo l'esercizio di prima un po' con una variante. Quindi stabilizzo bene glutei e addome, contraggo bene le scapole, sollevo i bastoncini dietro e poi 1, 2, 3, 4, 10 spinte rapide senza mai abbassare le braccia, i bastoncini. E quindi da questa posizione sollevo e poi su, 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 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, lascio e ancora sollevo, su, 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 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e lascio. E poi di nuovo oscillo. Ecco, vedete che sono esercizi molto facili che in casa si possono ripetere facilmente tutte le volte che vogliamo, non necessitano di un grande riscaldamento, pertanto 10 minuti al giorno, anche più volte al giorno, sono veramente importanti. E per finire questa sessione di oggi, contraggo bene l'addome, distendo le braccia in alto, mi inclino leggermente e cerco l'allungo sollevando bene questo braccio che mi aiuta a distanziare bene le vertebre. Se sono stato molto seduto, questo mi aiuterà ad allungare la mia colonna vertebrale. Ritorno al centro, inspiro e poi scendo lateralmente dall'altra parte, spingo su, 10, 9, 8, 7, 6, lasciamo che il capo scenda, 4, 3, 2, 1. E anche per oggi spero di avervi dato qualche piccolo consiglio per rompere un po' la monotonia delle vostre giornate, ma soprattutto per stare in salute. Ci vediamo presto!